appare sempre più tragicamente evidente a uno sguardo non superficiale e non ideologicamente condizionato, come nel quadro dell'odierna Unione Europea 2016, sempre più le democrazie si stiano svuotando dall'interno, sempre più la realtà dei rapporti di forza viene configurandosi come una forma post-democratica, o anche, se preferiamo dir così, come una comoda, efficiente tecnocrazia gestita da un'aristocrazia finanziaria che nulla ha di democratico e che anzi opera pervicacemente per svuotare, ove ancora esistano, le forme democratiche legate alle tradizionali espressioni degli stati sovrani nazionali. L'Unione Europea, lo sappiamo, nasce dopo il 1989 come rivoluzione passiva, diremmo con Gramsci, ossia come rinsaldarsi del nesso di forza capitalistico dopo che esso uscì vincitore dalla guerra fredda, Berlino 1989, e dunque poteva passare al rafforzamento di sé in assenza del suo storico nemico, nel frattempo ingloriosamente caduto. Ebbene, l'Unione Europea ha tra i propri obiettivi, nemmeno troppo larvati, la soppressione delle tradizionali forme democratiche legate agli stati sovrani nazionali, sostituite da una nuova forma di potere tecnocratico, ciò che Habermas ha chiamato la spirale tecnocratica, fondata essenzialmente su un funzionamento liscio, senza ostacoli rappresentati dai parlamenti e dalla decisione sovrana popolare, funzionante unicamente sul fondamento della crescita del valore, del profitto, sulla privatizzazione integrale di ogni cosa e sull'imposizione ubiquitaria del Vangelo della competitività neoliberistica. Ecco allora che assistiamo, dicevo poc'anzi, all'esaurimento progressivo delle espressioni democratiche. Abbiamo, credo, a questo proposito due esempi degni di considerazione che suffragano quanto sono venuto finora dicendo. Il primo esempio è quello della Grecia di Tsipras del 2015, la quale Grecia si andò a esprimere in un referendum popolare con il quale in maniera compatta, chiara e evidente disse di no alle politiche dell'austerità imposte dal nuovo potere tecno-finanziario espresso dalla Banca Centrale Europea. Il popolo greco disse a chiare lettere no a quelle politiche. E non di meno la volontà popolare democratica fu completamente superata, non considerata, quasi come se quel referendum mai vi fosse stato. La Grecia di Tsipras, cioè, proseguì linearmente in quelle politiche di austerità che poi andarono a determinarsi, non molti mesi dopo, in un taglio lineare delle pensioni e in una prosecuzione della linea politica dominante all'insegna dei tagli e dell'efficientismo imposto dall'Europa in nome di quelle riforme, che in realtà tali sono sempre solo per il capitale, che corrispondevano ad altrettanti colpi inferti ai danni dello Stato sociale e dei diritti. Il secondo esempio degno di considerazione è quello dell'Austria della primavera del 2016, ove vi furono delle elezioni che in maniera inaspettata andarono in ultimo a rovesciare quelle che erano le tendenze dominanti. Il candidato, come viene detto oggi, populista o nazionalpopulista, il candidato etichettato subito dal mainstream mediatico e dal circo giornalistico come populista, nazionalista e magari anche fascista, colui che aveva espresso apertis verbis posizioni critiche verso la dittatura finanzcapitalistica dell'Unione Europea, ebbene, le posizioni di questo partito, del partito anti-europeista che stava vincendo, vennero poi in ultimo rovesciate e trionfò un partito più presentabile agli occhi della giunta militare economica di tipo finanziario legata alla Banca Centrale Europea. Prevalse in ultimo il candidato di quella che si potrebbe chiamare a giusto titolo la sinistra organica al capitale, cioè la sinistra che non lotta più contro il capitale, ma lotta per esso e in funzione di esso. Le elezioni, come mostrò Marcello Foa sulle pagine del giornale, ebbero dell'inspiegabile,
giacché in molti seggi le percentuali dei votanti risultarono incredibilmente più alte rispetto alla realtà e, dati alla mano, apparve evidente che non poteva essere stato così, che in qualche modo dovevano esservi stati, ancorché nessuno ne parlasse apertamente, dei brogli elettorali. Da tutto questo, e si potrebbero svolgere ulteriori considerazioni e approfondimenti, possiamo nondimeno ricavare una regola generale, che oggi, 2016, nel quadro dell'Unione Europea, che sempre più si presenta come Unione dei capitali europei e come massacro organizzato delle classi lavoratrici e della borghesia sempre più proletarizzata e precarizzata, potremmo dire così, nel quadro di questa Unione Europea, la democrazia esiste ancora soltanto quando la scelta democratica popolare va a riconfermare ciò che le élite dominanti hanno già scelto altrove, in maniera non democratica. Quando invece si produca un dissidio fra la scelta popolare democratica e la volontà sovrana dell'élite, è sempre questa seconda a trionfare, come è corroborato dalla vicenda della Grecia del 2015 e più recentemente dalla vicenda dell'Austria della primavera del 2016.